007 le imprese, anche le più pericolose, sono sempre possibili. Non riuscirebbe a spuntarla però sul centro unico di prenotazione dell'ASL di Salerno. In questo periodo una semplice prenotazione al CUP è una mission impossible. Un giro di telefonate da far perdere la pazienza. Di fatto il CUP non funziona. Il disagio è stato segnalato da centinaia di persone all'ospici GL di Sapri. Per la conferma ci siamo messi al telefono e abbiamo composto il numero telefonico del CUP. Questa è la risposta che abbiamo ricevuto per ben 3 volte. Benvenuto nel servizio di prenotazione telefonica CUP dell'Azienda Sanitaria di Salerno. Al momento tutti gli operatori sono occupati, la invito a telefonare più tardi. Le ricordo inoltre che per accedere alle prenotazioni si possono contattare gli sportelli CUP aziendali presso tutti gli ospedali e tutti i distretti dell'ASL, nonché le oltre 300 farmacie sul territorio dell'ASL che sono convenzionate con il CUP aziendale. Come indicatoci dalla voce registrata del CUP, abbiamo contattato un ospedale dopo aver cercato il numero telefonico attraverso il computer. Non vogliamo nemmeno immaginare cosa significherebbe per un anziano senza internet cimentarsi in questa impresa. Intanto sentiamo la risposta alla nostra telefonata in ospedale. Pronto, centralino? Buongiorno, dovrei prenotare una visita. Il numero per prenotare, il numero è 089... Ah, il CUP, mi dite, sì. No, perché ho chiamato lì, però mi ha detto... Sì, ci sono un po' delle difficoltà, in effetti noi non prenotiamo qui in ospedale, se no signora si deve recare in farmacia e lì può prenotare. E quale farmacia? Capire se la sua è abilitata, non ho un numero di telefono per capire, altrimenti le basta chiedere, oppure ancora deve avere la pazienza di prendere la linea col CUP, perché alcune volte si riesce anche a prendere su questa linea. Ho capito. Va bene. Io e chiede se la possono prenotare loro, va bene? Va bene, grazie. Ospedale, buongiorno. Buongiorno, dovrei prenotare una visita in ginecologia, il CUP di Salerno mi ha detto di chiamare in ospedale o alle farmacie. Le devo dire che la voce guida del CUP dà un'informazione assolutamente scorretta, perché le farmacie e anche il CUP dell'ospedale al momento non fanno prenotazioni, perché proprio non sono state dotate dei programmi necessari per farle, per cui l'informazione che dà è scorretta. L'unico modo per fare la prenotazione è chiamare quel numero che ci sta dando seri problemi. Non va solo bene a voi come utenti, ma anche a noi come presidio ospedaliero. Okay. Ciò non toglie che però io adesso le passo la ginecologia e lei parla con il personale interno. Va benissimo, bene? Grazie. Attende in linea. Gentile, buongiorno. Il segretario dell'ospici GL di Sapri, Gerardo Triani, annuncia ricorso per interruzione di pubblico servizio. Se il problema non sarà risolto in tempi brevi, afferma, sarò costretto a presentare denuncia ai carabinieri nell'interesse delle persone che continuano a rivolgersi al nostro sindacato. Roba da agente segreto?